Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di ItalyGamer69. Eccoci con un'altra puntata di Ravenous Devils, gioco un po' particolare, diciamo così. A me sta piacendo e spero che piace anche a voi. Niente, andiamo avanti, siamo al giorno 21, quindi vediamo un po' cosa ci aspetta in queste altre giornate. Allora, abbiamo fatto pomodori e sta pianta strana qui che non abbiamo ancora capito cosa... a cosa serve, diciamo così, cosa ci porta. Quindi adesso diamogli ancora del concime. Ma non si capisce sinceramente. Fa dei movimenti strani, ma non si sa se vive, se muore, boh. Vabbè. Comunque abbiamo ammazzato i due che ci ha detto il signor J. Vediamo, ci propone delle... no, c'è un'altra lettera. Mi scuso per non essermi più fatto sentire, la mia cara cugina è venuta a mancare, ma questo l'avevamo visto la volta scorsa, cioè, quindi non ho capito niente. Quindi, boh, l'avevamo già letta. Allora, qui cosa c'è da fare? Dobbiamo preparare qualcosa da mettere sugli scaffali, poi possiamo quasi aprire, direi. Qua prendiamo un vestito intanto, metti qua, vai di salsiccia. Metti qua la salsiccia, il vestito lo metti sul manichino, mettiamoci anche la farina, ma facciamo qualcosa di un po' più elaborato per questi signori che vengono qua, quindi... ok, mettiamo da cucire, facciamo anche l'altra di qua, mettila sul... vassoio, prendi il vassoio e buttalo nel forno. Vai col vestito sul manichino. E boh, adesso prendiamo questo. Come al solito, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace al video. Per voi è un gesto assolutamente gratuito, ma che a me aiuta tantissimo. E mi supportate anche in questa serie. Quindi andiamo, allora, ancora questo, e poi penso che possiamo quasi aprire. C'è ancora qualche vestito da riempire, tutti i manichini disponibili. Allora, poi mettiamo della carne comunque sul vassoio, anche delle salamelle, così siamo pronti, diciamo così. Apriamo. E aspettiamo che arrivino i nostri amati clienti. Facciamone ancora uno. Abbiamo tre tavoli. E vabbè, un po' di cose. I pomodori sono pronti, sì, andiamoli a prendere. Ah, scusate, non c'ha le mani libere. Liberati le mani, scusa. Bada di pomodoro. Arrivo, stai lì che ti prendo le misure per bene, non ti muovere. Vai giù a prendere le misure al tizio. Questo cosa vuole? La salamella, vedi, ce l'ho già bella e pronta qua. Solo da infornare. Pronta per lei, guardi. Prendiamolo giù, qui ne ho tre da fare il concime, tanto per cambiare, sì. Il primo va da concimare. Cotta? Sì. Andiamola su. Prendiamo i pomodori, già che ci siamo, e posiamoli, tanto. Dai, una pulita, te. Mettila qui, che questo... no, non voglia, non si può togliere, porca miseria. Vabbè,
Sbagliato. Ho sbagliato, pomodori. Vai nel... Qui c'è qualcuno? Come no? Aspetta, prendiamo prima il vestito però, eh. Questo lo mandiamo su. Mettilo qui. Prendi queste e dagliele al cliente. Prendigli le misure al tizio qua e facciamone subito un altro, perché sennò qua si incazzano, non gli diamo da mangiare. Allora queste con... No! Ma porca miseria, posa la farina. Mi confondo. Mannaia la miseria. Ma perché vai lì? Mamma mia. Vabbè, ce la faremo, eh. Buttalo di sotto. Quindi, non c'ho più carne, porco Giuda. Vabbè. Purtroppo il brutto di sto gioco, almeno per adesso, è che non ci sono... Cioè, ci sono pochi cadaveri, quindi non ho più carne. Quindi tocca far aspettare le persone. Facciamo ancora un vestito. Fast as I can. Te lo do io il fast as I can. Scusi, eh. Signorina, si deve muovere. Perché sennò qua... Vada da cuocere. Dagli una randellata a questo. Io ne faccio ancora uno. No, boh, sì, ce lo posso fare, ok. Questo è cotto, dai che ci siamo quasi, su. Vediamo che si incazzano i tizi lì. Metti anche questo in forno e mandiamolo su, perché sennò non ci abbiamo più niente. Baking time. Questi anche vogliono la carne. Madonna. Ma perché non... As fast as I can. Vai avanti. Magliela lui. Pulisci. Allora, poi cosa ci va? Farina. E carne. Mettilo nel forno. Baking. Vediamo ancora qualche vestitino. Mettilo nel forno anche questo. Questo glielo dobbiamo dare a quei signori lì. Prendi il vestito, mettilo sul manichino. Questi li mandi su anche. Guardate che sono finite le persone, quindi... Prendi l'altro vestito e vai. E quindi prendi, cosa dobbiamo fare? Maciniamo. Qua non c'ho più niente, mamma mia. Non c'ho più niente. Sono povero. Sono povero. Allora ancora manichino. Qua non c'ho più niente. Vabbè, mettiamolo lì, poi ci vediamo. Migliorie, bistecche, vediamo le patate, vediamo un po' che cavolo, magari le cipolle e le uova. Boh, vediamo, ho capito, nuove ricette sbloccate.
Nuove ricette. Vabbè, ok, qua ci siamo. Boh, non so come prendere queste uova. Vediamo, vedremo. Allora, metti ancora sul. Ah, sono tutte qua, minchia, le devo piantare, non mi passa più praticamente. Ho capito che non mi passa più, vabbè. Ah, quindi le ho tutte lì, vedi? Il problema è che manca la carne. Mangiamo un topo, io gli manderei un topo. Gli diamo un topo, va. Vabbè, non ci sono ingredienti, ma io volevo concimare. Scusi, mi faccia concimare, se no come fanno a crescere? Prenda ancora il concime, vada di patata. Ma le uova, boh, non lo so. Vai ancora qui, sui pomodori. Diamo da mangiare alle piante. Ma concimiamo ancora sta pianta qui, no? Non ho idea di che pianta sia, sinceramente, però. Non ci sono uova, non è che. No, non credo. Sì? Mi ha dato il concime alle uova. Però. Sono uova serie queste qua, eh. Ok, qua non so, c'è poco da preparare, cioè. Mettiamo l'unica salamella che abbiamo, la mettiamo qua. Apriamo il negozio, tanto non è che abbiamo molte chance, diciamo così, quindi dobbiamo accontentarci di questo che abbiamo. 4 di 6, 3 di. Ok, fanne ancora uno, così lo teniamo lì. Tanto qua è tutto pronto. Allora, prendi le patate. Mandale giù. Però la devo prendere, penso, perché non credo che mi. Infatti. Come supponevo. Salsiccia e farina. Andiamo nel forno. Tu vai a prendere le. Cioè, sta raccogliendo le cose. Aspetti un attimo, giovane, arriviamo, Con calma facciamo tutto. Con molta calma facciamo tutto, eh. Questo se n'è andato, porca miseria. Mi è scappato il cliente. Mannaggia. Allora, non ce l'ho, non ce l'ho. Queste non ce l'ho, ma porco cane, non c'ho le salamelle. Non vi posso aiutare, signori, mi spiace, ma se non mi arriva il morto qua, non posso fare niente. Porca miseria. Io mando il topo. Cuociamo il topo e glielo diamo. Vediamo se vi piace. È buono, è fresco di giornata, guarda. Oh, eccolo qua. Il topo è buonissimo, ve lo consiglio, guardi. Manda di sotto. Cotto? Mandalo su. È di una bontà che te lo raccomando, guarda. Ma che bontà questo topo qua. Me lo mangiate il topo? Allora, io ci provo, ma questi si sono cazzati qua. Cipolle, cipolle e pomodori.
Chiamalo nel forno. No, I Ancora salamella. Tanto, poi. No. As fast as I Ma can. no, salamella e carne, che casino, ma no. Non ci siamo. Sto facendo un po' di confusione, That smells. eh? No, madonna. Vabbè. Ce la posso fare, ragazzi, io ve lo dico. Sto andando in tilt con tutti questi. Mamma mia, che burdel. Che casino, che casino. Salamelle e patate vuole questo. Lì ho fatto un casino. Non so che ricetta è questa qui. È da buttare. Ma dove la butto, scusate? Nella lavandina. Lascialo lì, che sto facendo un po' di confusione. Madonna. Non ho capito dove lo devo buttare quel. Now I just wait. Ammazza la vecchia. As fast as I can. People will like Però this. qua c'è un po' di. C'ho più niente, mannaggia. Mamma mia, che casino, no, ma c'è troppa poca carne, adesso al di là di tutto. Non ho capito come fare a pulire quel vassoio. Baking time. Non lo so. Non lo so. Non c'è un secchio dalla spazzatura, dove cavolo lo. Dove lo butto? Dove lo buttiamo questo qua? Non boh, non so come fare. Ma non è facile. Ah, ok. Vabbè, dillo subito, no? Facciamo qualche salamella, vabbè. Andiamo di abiti. Ma non siamo messi bene, cioè, ho fatto un po' di casino, sinceramente. Fatto un po' di casino. Fatto un po' di casino. All right. Diamo ancora una, poi speriamo che gli piace. Non lo so. Non lo so. Diciamone. Quando arrivano lì devo farli subito, perché altrimenti, cioè devo ammazzarli subito, altrimenti si stancano di aspettare, giustamente, e non possono essere ammazzati. Il gatto lo abbiamo accarezzato, quindi siamo a posto. Adesso raccogliamo un po' di robe. Allora, diamone un'altra ancora. Ok, andiamo su a raccogliere i pomodori. Vada, giovane, vada con i pomodori. Vada, vada. Vada di pomodori. Le uova anche. Ah, già, devo liberare prima il montacarichi, giustamente.
C'hai ragione anche te, non è che ne ho tre, cosa faccio? Ma le uova io aspetterei che non le ha mangiate nessuno, i pomodori no, facciamo cipolle e patate e poi diamo una concimata alla pianta. Questa pianta continuiamo a concimarla, ma che è una pianta che non lo so, non cresce mai più sta qua. Ok, quante uova ci sono? Tanto apriamo. Ok, qui diamo ancora una concimata all'altra pianta. Ok, torni giù buon uomo, torni giù. Aspettiamo che arriva qualcuno. E qua, io non lo so, io farei... Aspettiamo l'espositore, perché qua mi serve della carne fresca, quindi se non arrivano cadaveri c'è poco da fare. Porca miseria, qua arrivano delle orde di persone, tutti a magnare. Mazza quando magnate però. Che volete? Carne, farina e pomodori. Pomodori. Prendiamola, inforniamola. Venga signora, perché qua no, mi serve un po' di carne sinceramente, quindi li mando di sotto. Buttalo di sotto. Tanto cuciniamo il topo, lo mettiamo sul... Questo vallo a macinare con la carne, perché non abbiamo molte vada. Poi puliamo. Qua c'è il topo, io lo metto, no, lo mettiamo, sì, mettiamolo nel forno, dai, tanto. Allora, poi due salami con salsicce con uova. Uova, uova. As fast as I can. Vai con il topo morto e cotto. Mandalo su, che è una bontà unica, te lo raccomando. Dai, inforniamo ancora, la seconda infornata. Vai con le uova e la salamella. Mandala su. Oh, qua viene qualcuno a farsi prendere le misure oppure facciamo notte. Venga, venga. Qua intanto accarezziamo il gatto, tanto... Yes, è lui, è lui. Ma perché ce n'è ancora uno qui di uova e salsicce? No, no, è lui che... Ragazzi, è data una sbrigata però, mannaggia la miseria. Piglia la vecchia, buttala di sotto. Dai, su, veloci, su. Non ho capito, ma perché non... Mettila lì. Ma è quel ragazzino che sta facendo un po' di confusione, secondo me. Cioè, perché non capisco quali sono gli ordini che... mamma mia, ma come mai è così lento? Vabbè. Allora, carne e pomodori. Vai. Ma perché? Dai, selezionami il... Madonna, cioè... Ma non lo seleziona. Gira vuoto come una cosa, vabbè. Making time.
Metti anche questa nel forno. As fast as I can. Baking time. Mandala ai commensali. Prendi gli hamburger e mandiamoli su prima che si stancano sti qua. Manda giù il morto. Vediamo se riusciamo. Porca miseria. Mettila qui. Puliamo. La signora se ne va. Signore, porca miseria, dove va? Ma non se ne deve andare, no? Vabbè. Se n'è andata pure la signora. Vabbè, pazienza. Mettiamo questa, la mettiamo qua e facciamo delle salamelle, ti devo dire. As fast as I can. Non ho molta scelta. E questa è rimasta. Buongiorno Ildred. Buongiorno. Ciao Peter. Che cosa hai lì con te? È un vecchio libro di fiabe. Lo venderò al mercato per guadagnarci qualcosa. Tanto non so leggere. Un giovanotto come te non è in grado di leggere? Vieni qui, dammelo. Ti leggerò qualcosa. Poi potrai comunque venderlo se vorrai. C'erano una volta due fratellini che vivevano felici con i loro genitori, ma non avevano molto denaro. Così il padre decise di abbandonare i due fratelli nella foresta. È terribile. I due fratellini erano spaventati, stavano morendo di fame. Finché a un certo punto si imbatterono in una piccola casa in mezzo al bosco. Con loro stupore si accorsero che l'intera casa era fatta di marzapane. Così cominciarono a mangiare voracemente la casa. Una casa di marzapane, sembra deliziosa. Tutto ad un tratto una strega uscì dalla casa, era molto arrabbiata e disse: «Piccoli mocciosi, come osate mangiare a casa mia?» In un attimo catturò ed imprigionò i due bambini e decise che li avrebbe mangiati. «Ti prego, basta Ildred, questa storia mi sta spaventando, Non potrei continuare a leggere in ogni caso. Sembra che un po' di acqua sia caduta sull'ultima pagina e non riesco a distinguere le parole. Oh, che peccato!» Vabbè. Esercita nel leggere e impara a scrivere e sarai in grado di finire tu la storia. Che ne pensi? Sì, va bene. Grazie Ildred, mi diverto sempre con te. Andrò comunque al mercato per vedere se riescono a farmi un buon prezzo per questo libro, altrimenti lo terrò. Ciao ciao. Ciao tesoro. Stati bene. Io mando il topo di sopra, che comunque è buono da mangiare anche quello. Cuociamo il topolo. Ok, mettilo in forno. Vai con la camicetta. Carezza del gatto, che va a prendere un altro topo, va. Meno. Beh, qui c'è qualcosa di pronto, non ho più concime, vabbè. Andiamo su il topolo. Topo allo spiedo, per i veri intenditori disposti a tutto. È di una bontà. Ma che era sta foto qua? C'è una testa di uno qui, cos'è? Boh. Vabbè, meglio non indagare, sinceramente, perché... qua non abbiamo nient'altro, quindi ce l'ho già. Mandagli giù le cassette di patata. Ci mandi la patata, giovane. Ok, prendiamo anche le cipolle. Vai con l'altro topo. Cioè,
ho altre cose da dargli da mangiare, gli facciamo il topo. La ricetta, il topo non c'è in ricetta, no, c'è il topo singolo. Ok, vai giù, mettiamo ancora qualche vestito sui manichini. Altre migliorie, boh, non lo so, bistecche, ma a questo punto qua abbiamo talmente poca carne che... No, io mi fermerei qua, sinceramente. Per adesso mi fermo con questo che ho. Vai col gatto. Vai a cucire. E vediamo un attimino di provare. Vai a cucire. Cuci, cuci, cuci. È cucito, bravo. Adesso mettilo sul manichino. Qui il topo è pronto, mandalo su. Qua facciamo ancora un altro vestito e lo teniamo lì. Prendi le patate, o no, le cipolle sono queste qua. Ok, per adesso ci siamo. E qui non ho niente, apriamo tanto. Dobbiamo solo aspettare che arrivi qualcuno. Abbiamo dei gustosissimi topi allo spiedo, non scherziamo, 6 topi su 6, no, forse c'era anche qualche altra cosa oltre al topo, Signora, venga, venga, che qui come le prendo le misure? Io, guardi, non le prende nessuno. Subito una randellata alla signora. Sacchete! Adesso prenderà gli ordini. Vediamo un po'. Buttala di sotto. Allora, carne e uova. E dai, Ildred, su, mamma mia. Fast sei Ken. Secondo me non sei fast come dici di essere, Puliamo, prendiamo anche il topo e mettiamolo nel vai di cottura di topo. Abbiamo fatto il pane, con la carne, non so, vabbè, qualche schifezza del genere. Ancora le altre uova con la carne. Va in forno. Vai col topo. Prendi la misura sto qua. Queste mandiamole su che è pronta. Non ho capito perché devi avere le mani libere, scusami. Devo portarla su. Cioè. Cosa ho fatto che non va bene? Non ho capito. Mi sfugge qualcosa? Non ho capito. Ho fatto una ricetta sbagliata. Farina e pomodori, forse ho sbagliato ricetta, non lo so sinceramente. Buttala di sotto te intanto, vai nel forno. Pure pane, perché non è? Non capisco perché questa qui non me la fa. Ma allora sei cretino, non hai spasta sei Ken, Cioè, ma scusi, signorina, sono modi questi di... Smells so good.
Vada, su, vada. Qua dobbiamo macinare qualcosa perché non c'abbiamo più niente. Vediamo ancora qualche vestitino. Vediamo la carne, facciamo carne, farina. Farina, sca miseria, non la mette mai. E pomodori. Vai nel forno. Facciamo un altro hamburger da mettere nel forno anche questo. Vai di sotto te. Mandalo su. Pulisci. Prendi l'altro. Mandalo su. Prendi la camicetta e mettila sul manichinetta. Qua intanto facciamo qualche altra cosa, perché tanto sono finiti. I clienti sono tutti andati. Non ho. Purtroppo non. O ti manca una cosa o ti manca l'altra, cioè siamo sempre lì, oh, mamma mia. Allora, vabbè, quindi qua andiamo ancora di. Non ho più cucine. Questo lo mettiamo qua, tanto non abbiamo molte alternative. E poi andiamo il topolino. Oltre altra lettera. Allora, cari amici, vi scrivo qualche informazione riguardo il terzo bersaglio. Questa volta è una donna, quindi vi suggerisco di essere più delicati del solito. Il suo nome è Yvonne La Roche, una signora benestante, sposata con uno degli uomini più ricchi del posto. L'ho incontrata per la prima volta quando il signor La Roche mi ha invitato a pescare al lago. Al ritorno, Yvonne ci aspettava con le sue amiche sotto un enorme gazebo adornato da bellissimi fiori. Sorseggiavano del tè. Subito sono rimasto fulminato dalla sua pelle, pallida e perfetta come la luna. Una donna così elegante ed aggraziata. Suo marito mi disse con un certo orgoglio che sua moglie gestiva un negozio di cosmetici. Vendeva di tutto, lozioni, creme e profumi. Ciò che vi sto dando è un consiglio da amico: non comprate mai nulla da lei. Ecco, per risparmiare sulla materia prima, la signora La Roche fa uso di scarti e agenti chimici pericolosi. Il tutto, però, ben confezionato e venduto a caro prezzo. Non so se ammirare il suo spirito imprenditoriale, ma una cosa è certa: mi piacerebbe assaggiarla. La voglio per il mio banchetto. Trattate la sua pelle con cura e ricordatevi che io osservo sempre. Cordiali saluti, Jay. Vabbè, allora. Stai macinando? Vatti a coccolare il gatto, così ci dà. Cioè, non abbiamo altre alternative, purtroppo. Ancora macchinetta, vai. Gattino, dove sei? L'altro. Vestitino, ancora uno che ci sta. Sì, non posso fare altro, secondo me. Prepariamo due vassoi, uno lo lasciamo per il topo. Prendi il vestito, mettilo lì. Ma sto gatto quando ci mette? È in ritardo, però dai, ci abbiamo il gatto che è in ritardo. Porca miseria, vabbè. Gattino, micio, 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 micio. Venga, gattino, venga. Ci porti il topo, vedi? Il gatto è intelligente, mica. As fast as I can.
È mica un gatto così di strada questo qua, un gatto. Vuole che le prenda le misure? Eh? Venga, venga. Vai col topo allo spiedo. Questo si è preso il vestito e io ne vado a mettere subito un altro lì. Prendiamoci ancora il gattino da coccolare. Venga signora, venga. Questa la mandiamo su però. Sì. Allora, carne, farina. Farina e pomodori. E l'altra solo la salamella che già ce l'ho, quindi ok. Forniamo. Baking. Prendi l'altro. Inforniamo anche l'altro. Buttala, no, ho sbagliato. Vabbè, ne arriverà un altro. Vai, vai, veloce, su. Spasta sai Ken, ma dovrebbe essere salamella. Ma perché me lo... Ma... Io, dai, non si incanta certe volte sto gioco. Buh, vabbè. Tanto cuciamo poi salamella con le uova. Ancora una, facciamo. Poi quando sono finite, pazienza. Vai. Facciamo qualcosa da dare sugli scaffali. Metti nel forno. Questa la devo portare su però, se ci ricordiamo. Allora, prendi il topo, mettilo sul vassoio. Prendi il vassoio, mettilo nel forno e tu portala nella vasca da bagno, la vecchia. Questo lo mettiamo nel montacarichi. Ok, vai a pulire. Mettici anche il topo. Ma perché non... Allora, mettila. Questi vogliono la carne con la farina. Vai, vai, è in forno. Manda su. La vecchia la butti di sotto. Ok, butta di sotto la vecchia. Qua cosa vogliono? Ancora carne con... No. Vabbè, pulisci. Ma non c'è quasi più nessuno, quindi... No, la salamella voglio. Vuole la salamellola. Con la farina, ok. Arriva subito, eh. Un minuto e lì da lei. Sta cuocendo, che è una... viene una bontà, guarda.
viene una bontà. Vestiamo anche questo. E qua possiamo, niente, maciniamo, tanto ormai sono andati via tutti, quindi adesso finirà la giornata sicuramente, quindi stanno andando via. Non sono ancora andati via, ma stanno andando via, eh. Mildred, macini, macini, macini che viene bene. Maciniamo anche l'altro. Mi servono uova e pomodori, eh? Giusto per... Dai una carezzata al gatto, così è contento anche lui. Facciamone ancora uno. E poi, ok, vai di sopra. Vabbè, finita la giornata, quindi. Arriva la signora? Probabile. No, ancora il ragazzino. Ah, ragazzi. Signora Hildred, la vita di strada è troppo difficile per me. Dacci una mano qua, vieni a lavorare. Non ho soldi per mangiare, non ce la posso fare da solo. Ho venduto tutto quello che ho. Ti prego, fammi rimanere qui con te. Prometto che farò qualsiasi cosa mi chiederai. Mio caro Peter, di cosa diavolo stai parlando? Sai benissimo che non posso sfamare anche te. Devo prendermi cura di mio marito e della nostra attività. Come ti viene in mente una cosa del genere? Per favore, ho bisogno di una madre. Qualcuno di dolce e gentile come te. Io una madre? Peter, per favore, levati dalla testa questa idea. Questo è un mondo duro, ragazzo, estremamente crudele. Il solo pensiero di te, tutto solo là fuori, mi spezza il cuore, ma non posso prendermi cura di te. Ero proprio come te prima di incontrare Percival. Sono sicura che troverai la tua strada, proprio come ci sono riuscita io. Bah, e quindi? Peter, gli dai dei soldi? Sì, prendi questi soldi e giurami che andrai alla stazione, prendi il primo treno diretto lontano da questa città malvagia. Meriti una vita migliore di questa, ma... E voleva rimanere con lei, lei non ce lo vuole. Farò quello che mi hai chiesto, Hildred, lo prometto. Mi fido di te, non ti dimenticherò mai, dimenticatemi. Ora vai, tesoro, e prenditi cura di te. Ciao, Hildred. Che angoscia, oh. Io una madre. Beh, perché no? Qual è il problema? Scusi, eh. Allora, dove eravamo rimasti? Che devo concimare? No, no, le cipolle no. Porca miseria, servono i pomodori. Sbagliato. Uova e pomodori mi servono. Sì, poi il resto, oddio. Concimiamo anche sta pianta qua che non ho idea ancora di che cavolo. Mica, ma ha preso tutti i soldi, non c'ho più una lira. Oh. Ma porca miseria, ne sono accorto adesso. Ma che razza di pianta? Ho detto che è una pianta carnivora questa qua. Dai ad un uomo un fiammifero e sarà riscaldato per poche ore. Ma parla, però. Dai fuoco ad un uomo e sarà riscaldato per il resto della sua vita. Ma che... Anche le persone tristi possono farti sorridere, per esempio. Quando le spingi giù dalle scale. Ma è scemo, insomma, non è mica tanto normale. Hai presente le battute che tutti fanno sui serial killer? Mi ammazzano. Ma roba da male. Quindi vabbè, siamo qua, andiamo, sono maturi i pomodori, sì, vabbè, mettiamo ancora questo sul manichino, andiamo a prendere i pomodori e le uovas, carne, facciamo, vabbè, il topo lo facciamo, lo spiedo, assolutamente sì.
topo allo spiedo e infornalo. Prendi le robe lì e prendiamo anche le uova. Ok ragazzi, intanto io direi che ci possiamo fermare qui per questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale. Mi supportate in questa serie, per voi è sicuramente un gesto gratuito. Che dire, e niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie a tutti e ciao!